La lana di roccia appartiene alle fibre vetrose sintetiche, che sono materiali fibrosi utilizzati per l'isolamento termico e acustico e per rinforzare altri materiali da costruzione. In generale, le fibre sintetiche contengono di solito alluminio o silicati di calcio e possono essere appunto costituiti da roccia, pietra, argilla o anche vetro. Queste fibre hanno una solubilità elevata nei liquidi, soprattutto nei liquidi dell'organismo, quindi hanno una biopersistenza ridotta e la tossicità presumibilmente è inferiore a quella dell'amianto. Vediamo insieme le caratteristiche e i rischi. Prima però di proseguire, metti mi piace a questo video e iscriviti al canale. It's uts. Parleremo in generale di tutte e tre le categorie di fibre vetrose sintetiche, cioè fibre di vetro, inclusa la lana di vetro. Parleremo della lana minerale che contiene la lana di roccia e infine ci sono anche le fibre ceramiche refrattarie. La lana di roccia e in generale tutte le fibre vetrose sintetiche possono disperdersi nell'aria quando i materiali che li contengono vengono movimentati. Quindi ciò avviene durante, ad esempio, la produzione e l'applicazione finale del materassino, del prodotto. Bisogna considerare anche la casistica delle demolizioni, poi. L'esposizione può avvenire anche in casa, quando questi materiali isolanti riescono ad emergere a causa di lavori, fai da te. La lana di roccia e in generale le fibre vetrose sintetiche, se sono in aria, possono causare irritazione agli occhi, al naso, alla gola e ai polmoni. In caso di contatto con la pelle, possono in qualche caso provocare anche irritazione alla pelle. Per quanto riguarda i potenziali rischi, in merito specificamente al cancro, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha stabilito che le fibre ceramiche refrattarie, nello specifico, sono possibilmente cancerogene per l'uomo a causa della loro biopersistenza relativamente elevata e dei risultati del cancro negli animali che hanno ripetutamente respirato alti livelli di queste fibre ceramiche refrattarie. Tuttavia, la lana di vetro isolante, il filamento di vetro continuo e la lana di roccia non sono classificabili in base alla loro cancerogenicità per l'uomo, secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Mentre invece per quanto riguarda le fibre naturali di origine vegetale come la liuta, la canapa, la fibra di cocco, hanno una pericolosità inferiore e sono assimilabili più a rischi derivanti dalle polveri piuttosto che ai rischi relativi alle fibre. Queste sono solo alcune delle cose da sapere sulle fibre vetrose sintetiche e sui potenziali rischi di esposizione. Per ulteriori informazioni su questi o altri rischi, visita il nostro sito web www.a2c.it.